siamo qui per presentare una iniziativa che è alla sua seconda edizione e che è una cosa che, a cui noi diamo volentieri sostegno, in questa occasione volentieri ospitalità nella sede della regione per presentarla. È una delle, mi pare già nella sua prima edizione abbia avuto un'importante affermazione sia di pubblico che di critica, ed è un festival di cinema che si svolge in un luogo stupendo che è Monte Fiascone e che ha una sua caratteristica, diciamo, di essere, se mi posso permettere, poi naturalmente i direttori artistici, gli organizzatori diranno, che è una cosa di cinema ma anche sul cinema, è un festival di cinema ma anche intorno al cinema, tanto è vero che diciamo, oltre a, diciamo, al concorso, alla retrospettiva, ai corti, ha poi tutta una parte che è l'incontro con l'autore, una sorta di workshop, il rapporto con la musica, cioè un insieme di eventi che diciamo vanno un po' oltre la rassegna, il concorso e i premi, dove naturalmente ci sono anche il concorso e i premi, poi dopo gli organizzatori, Vanni e Maestosi, eccetera, vi racconteranno. È un mantiene non solo in chi lo fa, e basta guardarlo in faccia, ma anche nel modo di essere una caratteristica giovanile, giovanile nel senso più vero del termine, nuova, diciamo. E per esempio la rassegna dei corti è una di queste caratteristiche, perché in genere il corto è la prova d'autore, è la, diciamo, la prima prova di creatività. E quindi questo tra l'altro fa parte del complesso delle iniziative che, come voi sapete, vanno sotto il nome di Senso dei Luoghi, che è quel complesso di iniziative che su cui la regione costruisce una promozione ad hoc che verrà presentata nei prossimi giorni, che raccoglie un po' il Senso dei Luoghi, raccoglie un po' ciò che si fa in estate nella nostra regione, che è uno degli ulteriori elementi per andare a scoprire anche dei luoghi, per andare a trovare, a vedere gli elementi che servono per aiutare un luogo. Questo è un festival che avrebbe potuto tranquillamente essere a Roma, ma che gli organizzatori hanno voluto anche spostare. Tra l'altro in una terra, in Tuscia, che ha una tradizione anche cinematografica, c'è, cioè, il Tuscia Film Festival, insomma, ci sono anche altre manifestazioni di livello. Quindi noi l'abbiamo con piacere, diciamo, sostenuta attraverso la parte, diciamo, delle nostre risorse scarse che aiuta la promozione del cinema, cioè la formazione del pubblico, l'avvicinamento del pubblico al cinema, i festival, che sono una classica espressione dell'attività di promozione. E detto questo, e quindi detta anche la soddisfazione per una giovane iniziativa che cresce, che è sempre una cosa importante in una fase in cui sembra che la cultura debba venire chiusa, debba venire tagliata e chiusa, noi nonostante tutto tintinniamo sul fatto che invece debba crescere e debba svilupparsi, e quindi quando una cosa cresce ne siamo felici. Darei la parola a Daniel Maestosi per raccontarci la testa. Salve, piacere a tutti, sono Daniel Maestosi, rappresento insieme a Riccardo Rizzo la direzione artistica, come diceva l'assessore, sì, probabilmente più giovane e più fortunata d'Italia. Abbiamo in media 27 anni, quindi questo per noi, oltre a essere scandaloso, oltre che abbiano 27 anni, vero? Beh, però scabroso è una parola presa, quindi poi si può approfondire. No, oltre a essere, possiamo parlarne.
oltre a essere insomma un grande piacere essere qui, è soprattutto un onore sentire l'assessore Giulia Rosano dire queste parole, dire che siamo un'iniziativa qualitativa, oltre che un'iniziativa turistica, perché poi non bisogna mai dimenticare insomma, l'evento turistico, l'evento dei luoghi, perché ovviamente poi si è costretti sempre quando si pensa a un festival a puntare non soltanto sulla qualità del programma, ma anche sulla qualità del luogo, sulla qualità del momento in cui viene proposto un festival, perché inevitabilmente proporre un festival dal 26 luglio al 2 agosto è un evento particolarmente difficile per quello che riguarda i contenuti. Quindi riuscire poi a organizzare dei contenuti adeguati alla parola festival e non alla parola rassegna, magari appunto dove è più facile, dove si possono proiettare successi della stagione senza dover poi approfondire, offrire un incontro e offrire soprattutto un festival. Questo ecco, ci rende soprattutto insomma, contenti perché siamo riusciti a creare veramente una crescita, un programma interessante in delle date assolutamente difficili, perché ovviamente il grande cinema sparisce a luglio e agosto, soprattutto ad agosto. Detto questo, voglio assolutamente ringraziare l'assessore anche per un altro motivo. L'anno scorso aprimo il festival dicendo che le iniziative giovanili sono sulla bocca di tutti, ma in realtà poi diventano più un pregio politico o quasi un merito politico che una vera e propria presa di coscienza. Bisogna dare atto alla Regione Lazio e all'assessore Rosano di aver realmente creduto e investito. Io non conoscevo l'assessore l'anno scorso, noi abbiamo presentato un progetto e il progetto è stato apprezzato, è stato valutato per quello che è il progetto e siamo qui oggi a poter parlare della seconda edizione qui in Regione di fronte a voi. Questo credo che sia il merito più importante che si possa dare alla Regione Lazio. Beh sì, il festival poi nel programma, nel dettaglio del programma, sicuramente ci sarà il Teatro Rizzo che rappresenta diciamo, la direzione artistica, è colui che ha più di tutti creato questo programma così intenso tra di noi. Io volevo semplicemente appunto raccontarvi che cosa è Spin Festival, come è nato. L'anno scorso decidemmo di organizzare appunto non una rassegna, ma subito un festival. L'assessore citava il Tuscia Spin Festival. Per carità, però ecco, la differenza magari tra il Tuscia Film Festival e l'Espin Festival è abbastanza importante, nel senso che ovviamente il Tuscia Film Festival è una rassegna camuffata da festival, bisogna poi specificare. No, ecco, una piccola rivincita, chiedo scusa, insomma, se una piccola rivincita. No, cerchiamo ovviamente di offrire un vero e proprio festival cinematografico. Per noi un festival cinematografico è un festival in grado di offrire una sezione in concorso con un premio adeguato, delle sezioni alternative al concorso che possono essere appunto, come in questo caso, la sezione come l'abbiamo chiamata sezione Elite, che è anche un po' elitario, però poi quando questa sezione Elite viene riempita da nomi come Nanni Moretti o Pupi Avati, Giuliano Montaldo, diventa veramente una sezione Elite, almeno per noi così giovani, diventa veramente un onore. E abbiamo accanto alla sezione lì una maratona corti che si suddivide in due giorni, anche questo è un altro esperimento in confronto all'anno scorso. L'anno scorso c'era un premio solo, per esempio, questo per far notare un po' la crescita, come è stato lo sviluppo del festival. L'anno scorso premiamo soltanto il film vincitore del concorso, Vento Falso Giro, Giorgio Diritti, che quest'anno sarà il presidente della giuria del concorso. Quest'anno abbiamo creato tre premi, appunto. All'Arco d'Oro, che è il premio assegnato al film vincitore della sezione in concorso, abbiamo affiancato un premio del pubblico, sempre anche un premio economico, appunto di 1000 euro, e un premio al miglior corto, cosa alla quale teniamo molto, perché questo discorso dei corti ovviamente poi crea tutto un discorso di filoni, di turismo e di possibilità per molte ciascone, perché anche l'anno scorso, quando dedicammo uno spazio ai corti, abbiamo avuto poi tantissime richieste da questi registi, da questi filmmakers, di poter girare in questi luoghi, perché realmente, come diceva l'assessore, Montefiascone è una meraviglia. Senza nessun paragone, nessuna presunzione, la Rocca dei Papi, questo palazzo, non so chi di voi ha il piacere di conoscerlo, questo meraviglioso palazzo del 400 con questo affaccio mozzafiato sul lago di Bolsena, sembra veramente un piccolo genere, una piccola taormina, senza voler fare paragoni, senza alcun dal punto di vista panoramico.